Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. Direi che la relazione vuole essere brevissimissima, cioè parlerò di come era organizzato, di come è organizzato questo centro di salute mentale nella clinica dove ho lavorato io, e poi vabbè, avevo riservato per ultimo questi cenni sulla procedura e sui ricoveri obbligatori, ma su questo direi che possiamo anche sopravvedere, visto che Giannina ha dato delle indicazioni molto esaustive. La regione della quale parliamo, la regione 10 della Baviera, ha una popolazione di 440.000 utenti psichiatrici. La clinica si occupa quindi dell'assistenza psichiatrica per questi pazienti, non è l'unica realtà che opera naturalmente nella psichiatria, nel senso che a questo dobbiamo affiancare delle cliniche private, e poi tutto quel vasto mondo di cui parlava Ina poc'anzi, che è quello degli specialisti privati che hanno questi studi convenzionati con le assicurazioni. Ad ogni modo, il Clinicum Ingolstadt, che è la clinica, è un ospedale pubblico, non è un ospedale universitario, quindi non si occupa primariamente di ricerca. La sua assistenza psichiatrica è rivolta alla popolazione adulta, esclusi quindi sia gli autori di reato che i pazienti giovani. Le diagnosi principali sono, direi, il sobo da uso di sostanze alcoliche, che rappresenta il gruppo diagnostico più frequente, seguito dai disturbi dell'umore, dalle psicosi schizofreniche, disturbi da uso di sostanze psicoattive, disturbi dell'adattamento e demenze, per un totale di 275 posti letto divisi in 13 reparti. Questi dati che vi mostro in realtà sono dei dati relativi al tempo della mia esperienza, probabilmente adesso sarebbero da riguardare. Comunque si parlava di 5.000 ricoveri all'anno. A questi posti letto sono ad affiancare poi 20 posti letto degli hospital, a questo poi si affianca un'altra offerta terapeutica, che è quella dell'ambulatorio all'interno della clinica stessa, e poi una collaborazione con delle strutture esterne fisicamente alla clinica, all'ospedale, che sono rappresentati da una struttura per disassociazione da sostanze nel centro della città di Ingolstadt, con 14 posti letto, da 82 posti letto residenziali per pazienti cronici e tutta una serie di un insieme di gruppi appartamento assistiti. Sei avanti? Grazie. Sì. Allora, vi ho già detto che è un ospedale pubblico ed è un ospedale che ovviamente non include solo la psichiatria, cioè stiamo parlando di un ospedale generale al cui interno c'è questo enorme centro di salute mentale che ha 275 posti letto per pazienti psichiatrici. Questo centro di salute mentale viene organizzato, adesso ve lo così racconto molto brevemente, in 4 sottodipartimenti, soltanto per darvi un'idea del fatto che include sia dei reparti chiusi, che sono in totale un numero di 3, un reparto per pazienti privati, dove dobbiamo ricordare, visto che come già aveva accennato la collega della Svizzera, che tutto il sistema sanitario si poggia sulle assicurazioni, le assicurazioni possono essere pubbliche, ci sono però anche le realtà di pazienti che si appoggiano alle assicurazioni private, che hanno la possibilità all'interno di questo ospedale di essere in qualche modo curate privatamente. E poi ci sono i reparti aperti quindi molto diversi dai reparti cui siamo abituati noi, quindi dagli SPDC, dove i pazienti possono, cioè vengono ricoverati per esempio per effettuare delle terapie specifiche o delle psicoterapie.
C'è un'offerta sia per i pazienti affetti da psicosi schizofrenica cronica, ma anche per pazienti depressi. E c'è anche un reparto all'interno del, mi pare, del dipartimento numero 3 di, proprio per la psicoterapia della depressione. Un altro reparto aperto con 5 posti letto era quello per le madri bambini, per il reparto madre-bambino, quindi che ospitava praticamente donne affette da patologia psichica nota, ovvero donne che in seguito alla gravidanza esordivano con una patologia psichiatrica e che possono ricoverarsi con il proprio figlio. E, a questo, dicevo, va affiancato poi il Day Hospital, che adesso poi vi ho dedicato un'altra diapositiva, l'ambulatorio e poi tutto un dipartimento che invece si occupa esclusivamente di psicoterapia, di psicodiagnostica e anche di supervisione alle psicoterapie. Il Day Hospital ho voluto, come dicevo, dedicare una slide a parte, è di 20 posti letto e garantisce un ricovero non... quindi è un, direi si potrebbe un po' affiancare i nostri centri diurni. E rappresenta un trattamento di collegamento tra il ricovero e il trattamento ambulatoriale. Spesso a conclusione di un ricovero in reparto i pazienti passano in questo... concludono, ecco, direi, la loro degenza passando attraverso questo trattamento solo diurno prima della definitiva admissione, sebbene possa in qualche modo essere concordato un ricovero in day hospital dall'esterno, quindi senza la necessità di configurare un ricovero vero e proprio. E il team che lavora in questo reparto è un team multiprofessionale con psichiatra, psicoterapeuta, infermiere e vi sono quelle attività riabilitative di cui parlava poc'anzi Ina, che sono direi molto importanti e molto insomma, implementate, ecco, all'interno dello stesso centro e che quindi vengono subito offerte ai pazienti una volta che vengono ricoverate. Attività di arte terapia, di musicoterapia, ergoterapia, attività di psicomotricità. L'ambulatorio, anche questo ho voluto dare, insomma, vi ho voluto mostrare una slide a parte, è all'interno praticamente degli edifici della clinica e si occupa del trattamento di lungo termine sia di adulti, c'è anche una offerta terapeutica per i pazienti giovani, sebbene, dicevamo poc'anzi, la clinica non sia in realtà deputata ai ricoveri dei pazienti di quella fascia d'età. Il team è sempre multiprofessionale, l'invio avviene, ecco, il trattamento è proprio pensato a lungo termine, quindi rappresenta di fatto un tipo di offerta terapeutica simile a quella che noi facciamo nei nostri centri di salute mentale. L'invio è da parte degli specialisti privati convenzionati con le assicurazioni, oppure può venire in seguito a un ricovero da parte dei medici del reparto stesso o da parte dello specialista in medicina generale. Sempre, detto, sono sempre dati del 2011, si parla di 2.500 prestazioni a trimestre. L'offerta da un punto di vista insomma, si declina in offerta per la parte geriatrica, per gli disturbi della memoria, per gli disturbi del sonno, vi sono gruppi settimanali per pazienti con psicosi cronica, viene fatta una terapia motivazionale per i disturbi da uso di sostanze psicoattive, nella depressione, intervento nelle crisi e trattamento individuale a lungo termine e poi vi è la parte, dicevo, dedicata ai pazienti giovani. Direi che mi fermo qui, visto che la parte dei ricoveri obbligatori è stata già trattata, anche per così rispettare un po' i tempi. Grazie. We can return, we can only look behind from all.